iniziare un. Ok. Dunque, per fare i puntatori sarà opportuno fare un disegnino come sempre. E quindi facciamo il disegnino. Ok, vedete tutti? Allora, ricordate che noi abbiamo sempre a che fare con la memoria RAM. La memoria RAM è una specie di mobili con tanti cassetti, tantissimi cassetti, tantissimissimi cassetti. Salve. Chi è stato? Io, Alessandro. Buongiorno Alessandro. Allora abbiamo un mobile con tantissimissimi cassetti e questi mobili, ciascun cassetto contiene una cosa. Che cosa contiene? Contiene un numero. Ok? 23, 46, 16 e così via. No? Ciascun cassetto ha un numero. Il cassetto è caratterizzato dal numero che contiene, ma anche ovviamente dal suo indirizzo. E quindi c'è un numero, no? 0, 1, 2, 3 e così via, che è l'indirizzo di ogni cassetto. Quando si programma, si manipolano sia i valori contenuti dai cassetti, sia i loro indirizzi. E ci sono dei cassetti, sì, forse meglio, dei cassetti che contengono indirizzi. Per esempio, questo è un indirizzo, sì, forse meglio. Io non ho mai capito una cosa, ma Prego. una RAM quanti cassetti ha? Non so. Quanta RAM c'hai tu? 16. 16 cosa? Gigabyte? Adesso sì. Quindi c'hai 16 miliardi di cassetti da 8 bit. 16 miliardi di byte vuol dire, no? Non è, cioè, un po' troppo occupare un cassetto per un numero, dato che i numeri. Tu dici, io nel mio cassetto ci metto tutti i calzini che ho e in quel cassetto ci metto solo un numero. Cioè, intendo un miliardesimo per un 23 e basta. Cioè, non è tra virgolette poco. Dunque, aspetta un attimo però, Francesco, perché tu vorresti dei cassetti che siano commisurati alla dimensione del numero? No, no, intendo che, cioè, non è spiegato un intero cassetto per un 23, questo era. È sprecato? No, la tua domanda, Mi pare tu pensi che troppo. sia assurda, ma in realtà la tua domanda è molto. È molto importante. Mettiamo conto che questi siano dei cassetti da 8 bit. Ok? Facciamo che sia 8 bit. Cioè, usiamo una macchina 8 bit più che altro. Ok. I cassetti da quanto a quanto possono contenere? Facciamo non segnati. Poi, se volete, facciamo pure segnati. Allo? Rispondere al volo. 0 a 127. No, quello è segnato. Da meno 128 a 127 è segnato. 8 Ah, bit tengono 256 numeri da 0 a 255, no?
Allora tu mi dici, se io devo tenere solo 23, c'è un sacco di zeri lì che vanno sprecati. D'altra parte 23 lo devo tenere da qualche parte. Che mi vorresti dire? Tenere più di un numero. Oh, e secondo te gli algoritmi di compressione come funzionano? Funzionano proprio così. L'Ampel-Ziv, l'algoritmo di compressione, funziona proprio così. Come fa a comprimere? Capisci? Il problema però. Grazie. No, ma in realtà la tua domanda va ben al di là. Perché questo. Allora, adesso stavamo dicendo, questo qua è in realtà un puntatore, cioè è l'indirizzo numero 3, ok? Allora, noi sappiamo che per esempio in C i numeri a 8 bit li rappresentiamo come dei car, no? Char A uguale 23, ok? No, avevamo detto che al 3 ci rimettiamo 23, ma così siamo a posto. Ok, adesso se noi in C sempre, perché poi vi racconterò negli altri linguaggi cosa succede, se noi vogliamo in C rappresentare invece un cassetto che contiene un puntatore, dobbiamo rappresentarlo in questo modo qua, char asterisco. Ok, uguale per esempio 3. Però questo è questo qua, ok? Quindi il 3 si assume essere un indirizzo. Ci siete? Allora? Siete andati via tutti? Ci Sente? No, ci sono. Ok. Allora, attenzione, perché i puntatori, perché il C è un po' ambiguo da questo punto di vista. Nella dichiarazione, l'asterisco serve per indicare che io sto dichiarando un puntatore a un car, non un car. Ok? Quando lo utilizzo, allora se io utilizzo P, per esempio, a che cosa equivale P? Hello? Puntatore al quale è legato il chassis. No, che numero c'ha? Ditemi il numero. P che cos'è? 3 per 3. 23. No, no, non è per 23. Qua il numero che c'è qua dentro è 3. Ah, ok, quindi non è Ok? per P dove P è 3, No, certo. l'asterisco qua non significa per, attenzione. Non significa per. L'asterisco significa P è un puntatore, non è un valore. Ok? Naturalmente, allora, dentro P c'è scritto 3. Io vorrei sapere anche che cosa c'è dentro l'indirizzo puntato da 3. E questa è un'operazione che si chiama dereferenziazione. Cioè, P è una referenza, è un indirizzo. E questa operazione qua si chiama la dereferenziazione e si fa in C, è scritto come asterisco P. Allora, se io faccio asterisco P, qual è il valore di ritorno? Allora? 23. 23, cioè il contenuto. Ok?
Quindi attenzione, c'è dal punto di vista lessicale, c'è un'ambiguità che spesso imbroglia molto i giovani programmatori in erba, e cioè che questo asterisco e questo asterisco non sono la stessa cosa. Questo è un asterisco che significa, è un asterisco di dichiarazione. E questo è un asterisco di dereferenziazione. Ok? È chiaro? Sì. Boh, adesso facciamo il caso. Allora, per esempio, se io adesso qua dico, se io adesso qua dico P uguale P più 1, cosa sto facendo? Mi sposto a un cassetto più avanti rispetto a dove stavo. Esattamente. Ti sposti a questo. No, scusatemi, no, sorry. Mi sposto, cioè qui, invece di 3, questo diventa 4, no? E quindi mi sposto qua. Ok? Al quarto cassetto. D'accordo? Però questo è una cosa che vale per i car. Allora, sempre in una macchina 8 bit, prendiamo invece, diciamo, per stare tranquilli, prendiamo dei word. Word sono parole a 16 bit, però siamo sempre in una macchina a 8 bit. Come si fa in una macchina a 8 bit a avere parole? Avere numeri a 16 bit. Hello? Una macchina 8 bit per 9 a 16 bit. Abbiamo detto il sistema dell'altra volta di... Non mi viene il nome. Mi sfugge il nome che abbiamo utilizzato. Si usano due cassetti, regà. Si usano due cassetti. Allora, di solito questo nella Little Endian cosiddetto, nelle macchine Little Endian, facciamo che siano Little Endian, possono essere anche Big Endian, ma ce ne stanno poche, di solito sono Little Endian. Questo è il least significant byte e questo è il most significant byte. Poi di nuovo c'è un least significant byte, most significant byte e così via. Ok? Cioè la metà del numero più bassa si mette nel primo byte e la metà più alta si mette nel secondo byte. Così i numeri prendono due cassetti. Ok? Questo è un numero, questo è un altro numero, no? E questo è un word. No? Word sono numeri a 16 bit, quindi quando io dico Word A e posso mettere per esempio 25.000, ok? Fino a quanto posso contare con 16 bit non segnati? Era tipo 32.000. No, 32.767 è i 16 bit segnati, da meno 32.768 a più Quindi 32.767. 64 e qualcosa. 65.536. Ok? Perché? Perché le prime
256 unità ce l'ho nella parte più bassa, no? E poi tutte le potenze di 256 superiori ce l'ho nella parte più alta. Tutto chiaro? Sì. Per esempio, se devo rappresentare non segnato, facciamolo 257, come sarà fatto il nostro numero? Adesso guardiamolo così. Guardiamolo così. Se io devo rappresentare 257, aspetta, io posso contare fino a 256 e tra l'altro, no, scusatemi, se io devo contare, devo mettere qui il numero 256 e qua ho il Most Significant Byte, MSB, e qua ho il LSB. Come è fatto questo numero? Questo numero ci avrà un 1 qui. Tutti zeri, 8 zeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo è 256. Questo è rappresentabile solo, diciamo, a più di 8 bit, perché da 8 bit posso rappresentare da 0 a 255. Quando ho 255 ho tutti uni qua e tutti zeri qua. Quando vado a 256 ho un 1 qui e tutti zeri. Ok? Sì, ok. È chiaro a tutti? Non vi vedo, quindi mi dovete dire qualcosa. Cioè, se non è chiaro, Sì, chiaro, chiaro. ditemelo, perché cioè, questo è veramente molto importante. Boh. Procedo. Allora, come è fatto per esempio un puntatore a un word? Un puntatore a un word, per esempio, come lo dichiaro intanto? Cominciamo, come lo scrivo? Word. Poi. Stramumble. Allora, ma per Come dite? asterisco b uguale penso sia identico, solo che cambi int word chart. Ok, adesso se per esempio scrivo asterisco p uguale a 1, attenzione che si parte da 0 nella memoria, se dico asterisco p uguale a 1, dove sta puntando il mio puntatore? No, sta puntando a questo LSB, perché il primo spazio di memoria a Word, ecco, questa è la ficata dei puntatori C, che loro si ridimensionano a seconda della dimensione dell'oggetto che stanno puntando. È per questo che bisogna scrivere che tipo stai puntando, perché lui, in questo caso qua, quando fai P uguale P più 1, ok? Lui andrà, farà un salto così, non va al prossimo, non va all'MSB. Capisci? Ok, allora, quindi voglio dire, se per esempio uno fa dei Però puntatori. se abbiamo tipo cioè prima un int e poi un word, cioè, no, al contrario. No, aspetta. Sì, ho capito quello che vuoi dire. Nella memoria è No, no. mischiato tutto. Cioè, quando No? mettiamo word asterisco p1, in realtà sta al 2, Sì, cioè adesso questo qua in realtà è sbagliato pure come notazione, perché in realtà voi non mettete mai dei numeri secchi.
dentro dei puntatori perché non sapete dove sta la vostra memoria. Era una cosa così per chiarirvi le cose, ma in realtà adesso un'altra cosa che vi devo dire è questa, che c'è un modo per prendere gli indirizzi. Per esempio, se uno fa int a è uguale 23, no? Poi posso dichiarare un puntatore a, no? Asterisco p uguale ampersand a. Ok? Questo vuol dire prendi l'indirizzo della variabile a. Ok? E usala come indirizzo, cioè punta il puntatore ad A. Chiaro? Bon. Allora adesso mi dite che cos'è questo, o se è legale questo. Cioè, è una variabile che contiene come numero un puntatore. Scusatemi, questo chiamiamolo PP perché altrimenti qua abbiamo un po' troppi P. Giulio, stavi dicendo? Dicevo che all'interno, se non sbaglio, ha l'indirizzo in cui sta l'indirizzo in cui andare a trovare A, quindi è un puntatore, un puntatore. Cioè, PP contiene l'indirizzo di P. Dentro P c'è l'indirizzo di A. Ok? Quindi in tutto questo, poi nell'utilizzazione, no? Il contenuto, cioè la dereferenziazione di P è un int. E la dereferenziazione di PP è un int pointer. Ok? E la doppia dereferenziazione di PP è un Con due asterischi. no, è un int. Perché io sto dereferenziando il puntatore PP ed è un altro puntatore, lo sto rideferenziando un'altra volta e quindi ottengo il valore. Cioè, questo qua, allora, se io dereferenzio P, ottengo A, no? Se io dereferenzio PP una volta sola, ottengo l'indirizzo di A, no? Se io dereferenzio PP due volte, ottengo A di nuovo. Ah, ok, mi ero confuso col fatto che c'erano due P dentro l'asterisco, non stavo capendo cosa succedeva. L'indirizzo di A, incidentalmente, è P. Bon, c'è qualcuno che gli va a guidare? Facciamo un po' di esperimenti. Magari guido io, non so se c'ho il compilatore in realtà. Ma levate, stai su Linux? Sì. Non sai se c'è il Allora compilatore. dovrebbe essere scontato. Che razza di veramente, ma che razza di studenti c'ho io? Non so se c'ho il Questo compilatore. è Linux, c'è il Mica sole stiamo quando c'è Linux, guarda la distro che c'è. Vabbè, A pettinare le bambole qua. allora che faccio? Guido io? Sì,
aspetta un attimo, qua. Particolarmente ispirato. Sì? T'ha risposto la ragazzetta? Ah no, aspetta, stiamo registrando, non si può dire. Mi tocca cancellare tutto. Va bene. Vabbè, 27. Sì, intanto salvo questo. Un per 3-3, questo è pointers. PNG, ok. Avanti Savoia. Ok. Mettiti tutto dentro una cartella, così non facciamo casino. Creati una cartella, Ok, MKDIR. appena creato. Ah, ok, va Appena bene. creato, firmo io. Va bene. Allora, facciamo un primo giro di puntatori. Quindi punto 0, punto C. Ok, file include di standard IO che faremo un po' di stampe. Include minore studio, hash include, sì, non lo vedo. Ok, studio.h, chiusa. Ok, va giù e vediamo un po' di roba. Per esempio, facciamo void, no, fai, scusami, boh, sì, fai void main, aperta parentesi, chiusa parentesi. Poi vai a capo, apri una graffa, ok, e qui dichiariamo la nostra variabile int a uguale 23. Anzi, no, no, scusami, char a, fai un tab, char a uguale 23. Poi vai a capo. Facciamone vabbè, facciamo questo. Char asterisco P ampersand A. Ok. E facciamo un primo stampiamoci sti numeri. Ok? Allora, facciamo printf aperte virgolette a due punti percento d virgola. Vabbè, spazia un pochetto, cioè che se scrive così è tutto. Ok, poi la virgola è attaccata al percento D. Ah, ok, poi indirizzo di A, due punti. Adesso qua usiamo la notazione cioè esadecimale, cioè 0x, scusami. 0x per 100x. Questo qua stampa il numero in esadecimale, poi vi spiego perché. Virgola, valore del puntatore 0x per 100x, virgola. E poi boh, scriviamo dereferenziato, due punti,
sarebbe valore del puntatore dereferenziato, 2 punti, percento di. Backslash n, qua ritorno a capo. Allora, come argomenti qua mettiamo virgola. A, ampersand A, virgola, P, virgola, asterisco P. È tutto chiaro quello che stiamo facendo? Sì, io ho una domanda però, ma c'è Aspetta qualche un attimo, differenza? aspetta, ci manca un punto e virgola alla fine, dopo la parentesi. Che differenza c'è? Tra la parola puntatore e fatore, cioè il puntatore adesso, cioè in teoria punta all'infinito, non riscala mai i Che vuol propri valori, dire? mentre il fatore sì. Sono un po' confuso sulle terminologie. No, Mi fasore si differenza. non esiste in informatica. Ok, non esiste in inglese. Fasore è una terminologia da elaborazione numerica dei segnali. Il Sì. Ok, fasore è l'informatica invece. sostanzialmente è un contatore. Ok. Adesso vediamo qual è la similitudine tra le due cose. Adesso fammici arrivare. Per il momento Sì. Sì, siamo ok. su singole variabili. Ok, puoi chiudere qua. ZZ maiuscolo. Che hai Un detto? mini commento, no, non mi ricordo. Un mini commento? Questo si legge da solo. Vabbè, diciamo che ci sta. Ok, adesso cc meno o punto 0 punto 0 c punto 0 punto c. Che è successo? Sorry. Vabbè, questi sono dei warnings, cioè questa robaccia, vabbè, non vi preoccupate. Sono dei warning, lui dice, ma come stai usando il formato per 100x e per 100x si aspetta un unsigned int, non un char star, ok? No, allora facciamo, no, fallo sta zitto, riprendi un attimo. Sì, mettiamo per 100p, va così. No, queste sono roba nuova. Per rappresentare i puntatori bisogna usare per 100p. Fai punto, punto. No. Va bene, vai, salva. Punto slash punto 0. Via. Ok, allora vedete che la allora dentro A c'è 23 e l'indirizzo di A è questa. Ah vabbè, non c'è bisogno dello 0x, ce lo mette già lui. Vabbè, ce lo mette già lui, non c'è bisogno di quello, mo lo correggiamo. Vedete che il valore che sta dentro il puntatore, cioè quando io prendo P, c'ha lo stesso valore, ovviamente, ce l'abbiamo messo noi, quindi c'ha lo stesso valore, ok? E dereferenziando il puntatore, ottengo di nuovo il valore. Ok? È tutto chiaro? Sì. Bene. Adesso facciamo un passetto avanti. Facciamo il punto 1, punto C. L'utilità del puntatore. Ricopiati punto 0, che insomma.
No, 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 fai R, 0R, anzi, punto 0, punto C, spazio, punto, no, spazio, 0, punto C. A posto. Allora, adesso invece di un carattere, ci mettiamo un array di caratteri. Ok? Un array di caratteri lo scriviamo così. Questa è una notazione, è una notazione stenografica. Char A, aperta quadra, chiusa quadra. No. Subito dopo A ci metti aperta parentesi quadra, chiusa parentesi. No, 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 no e no. Ecco, lì vanno le quadre. Ok, qui invece fai aperta graffa e lo inizializziamo. E ci mettiamo 1,2,3,4. Allora, adesso, allora, dovete sapere che in C una variabile che rappresenta un array, come in questo caso A, è l'equivalente di un array bloccato, cioè una variabile di cui non si può modificare l'indirizzo. Capite? Quindi, per esempio, qua possiamo scrivere benissimo char asterisco p uguale a, perché sono tutte e due puntatori a char. Ok? Quindi qui p punta all'inizio dell'array. Sì, adesso però. No, adesso però. Sì, perché non è giusto, sì. Ok, adesso facciamo una cosa però, sotto. Aggiungi una riga e facciamo P è uguale P più 1. Punto e virgola e rimetti, ricopia, come dici? No, Va doppia della velocità. ma questo no, tu stai ancora confondi i puntatori con i fasori, non c'entrano una mazza. Siamo andati all'indirizzo seguente, ok? Il problema è di dove si trova l'indirizzo seguente. Allora, a questo punto. Allora, scusami però, abbi pazienza. Nel printf precedente devi mettere anche un'altra cosa, Giulio. Il primo A è A di 0. Questo numero qui, per avercelo, cioè A qui diventa. No, 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 non qua, no, no, non nella stringa. Dopo, quando lo metti come argomento, il primo degli A è A di 0. Ok? Ok, allora adesso incrementiamo A. Adesso andiamo al secondo printf. Incrementiamo A. E quindi questo sarà A di 1. A è sempre lo stesso, ma P è cambiato, perché A non si può cambiare, ma P è cambiato. Allora, salva. È tutto chiaro quello che abbiamo fatto? Sì, comunque ho capito anche la differenza, cioè qui stiamo utilizzando i puntatori per leggere Sì, ma dalla memoria. ci possiamo scrivere se vuoi. Ok,
Vabbè, adesso ci scriveremo. Adesso punto di 1. Punto slash punto di 1. Ok, allora adesso guardate bene. La prima volta puntiamo all'indirizzo 0 dell'array che contiene un 1. E l'indirizzo è questo che finisce in 9C74. Ok? La seconda volta A punta sempre a 9C74, ma il nostro puntatore è andato avanti di un byte, 9C75. Ok? E sta puntando all'indirizzo seguente. Chiaro? Adesso riprendiamo, facciamo punto 2, punto C. E usiamo Sarebbe un attimo un po' in tuna per me da mezz'ora. sì. Dice Adesso substring lo value nether come array. dice, come dice? Da subscribe subscripted value nether array no pointer no Ma vector. aspetta, sì, leggi puntatore. Ah, ok. L'ha dichiarato così l'array? La dichiarazione è fatta bene, No, no, Francesco? adesso non c'è trovato. Trovato qual è il problema? Ok, adesso cambiamo tipo, ok? Cambiamo da char lo facciamo diventare un float. Ok, quindi facciamo un array di float. O se volete di double. I double sulle vostre macchine dovrebbero essere dei. No, l'array c'è sempre, però invece di essere dei char sono dei double. Allora, i double, vi ricordate cosa sono? Sono dei floating point a doppia grandezza. Su una macchina a 64 bit o sono 64 bit, quindi 8 byte. O sono addirittura 128 bit, quindi 16 byte, ok? E facciamo lo stesso scherzo con. Ok, adesso però non puoi mettere il percento D, ma metti percento F, va? Così lo teniamo contento, se no si arrabbia. E anche a destra. Ok, compila. No. Non cambiamo qua. O Tutto comunque il resto va bene. Ok, adesso vediamo che cosa succede. Vabbè, i numeri sono diventati a virgola mobile, ok? E vedete che il puntatore, quando va avanti di 1, quando io sommo 1 al puntatore, in realtà sono andato avanti di 8 byte. Lo vedete? Cioè, il puntatore di un double va avanti a byte di 8 ed è per questo che serve di dichiarare, perché i puntatori sono grandi tutti uguali, no? Dal punto di vista dimensionale del numero. Incidentalmente, a quanti byte sono questi puntatori? State vedendo là, quanti byte stanno usando i puntatori? Da dove si vede? Dalla grandezza del numero esadecimale.
È per questo che si usano gli esadecimali, perché ogni cifra esadecimale rappresenta quanti bit? No, 2 alla 4. Se tu c'hai 16 cifre, se c'hai 16 cifre da 0 a F, ti servono 4 bit per rappresentarle tutte, no? Quindi ogni cifra sono 4 bit, quindi due cifre sono 8 bit, quindi sono un byte, quindi là ci sono un byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, 5 byte e 6 byte. Lui sta usando 6 byte per rappresentare, no? Ossia 48 bit. Va bene? Ok, quindi riassumendo, abbiamo trovato che i puntatori sono delle variabili che stanno in memoria e che rappresentano degli indirizzi. Ok? E giocando, insomma, lavorando con i puntatori, si riescono a fare varie cose. Per esempio, facciamo un altro ancora. Punto 3. Copiati, sì, copiati, vabbè, sì, no, ok. Punto 2 anche. Ok, va bene anche questo. Adesso ci stampiamo questi cancelli, fai 3DD. Facciamo un printf così fatto. Printf aperta parentesi aperte virgolette a di 0 due punti per cento d virgola a di 1 due punti per cento d a di 2 eccetera eccetera fallo tutto vabbè e fino a qua poco male. Vabbè, ok, possiamo finire anche qua. Fai backslash n e metti virgola. Allora, qua mettiamo asterisco p. Ok, virgola. Asterisco aperta parentesi p più 1. Virgola. Asterisco aperta parentesi p più 2. Ok, io qua non sposto il puntatore, ma aggiungo semplicemente un numero all'indirizzo di base e vediamo che cosa succede. Beh, quello che vi aspettate, cioè che lui effettivamente riesce a dereferenziare anche facendo un'operazione aritmetica. Incidentalmente l'aritmetica dei puntatori prevede sia la somma che la sottrazione. Con la sottrazione è possibile rilevare un size di qualcosa, la dimensione di una certa cosa. Dunque, vi devo dire che i puntatori in C sono una roba talmente potente che ci si fa male. Sono anche
si rischia di farsi male. Farsi male significa semplicemente che si fanno programmi che vanno a fuoco, cioè roba di questo tipo. Quindi, nei linguaggi successivi, hanno disperatamente cercato di nascondere i puntatori, no? Di non farli utilizzare ai programmatori perché sono, tra virgolette, pericolosi. Ma se uno li sa usare, sono veramente forti come roba. E vedremo che nell'algoritmica sono estremamente importanti. Cioè, quando uno comincia a scrivere algoritmi seri, naturalmente i linguaggi successivi, Java, Python, Ruby, eccetera, eccetera, nascondono i puntatori, ma in qualche modo li rendono disponibili. Adesso vi faccio vedere un'altra, forse l'ultima, caratteristica dei puntatori. Cioè, i puntatori a funzioni, si può puntare anche le funzioni, cioè invece di puntare dei valori si puntano delle funzioni. Ok, allora per fare questo, vabbè, possiamo, sì, uno qualsiasi, tanto uno. Ok, però sopra il main scriviamo due funzioni. Int, no, void, scusami, void a, sì, la facciamo senza argomenti, e fai che la a scrive semplicemente sono la funzione a, fai printf tabba, zio cane. Non mi fa di parolacce pure, cioè. Sono la funzione a backslash n. Ok, poi ricopiati queste 5 righe, quante sono? Fai 5 yank yank. P. E fai b. Void b. Sono la funzione b. Allora, attenzione, attenzione. Ok, adesso qua dobbiamo semplicemente fare un puntatore a funzione. Ok, allora però che tipo è il puntatore a funzione? Il tipo di una funzione in C è il valore di ritorno della funzione. In questo caso è un void, le funzioni non ritornano niente, quindi le funzioni che non ritornano niente in C sono dei void. Ok? Allora cancella queste 5 righe, no, 3 righe, queste del main. Hello? Hello? Ma forse non la sente più. Jules, ci sei? Stai a scrivere che? Cancella queste 5 righe, 5DD. A posto. Adesso aggiungi una riga, O maiuscola. Ok. Allora, attenzione, adesso qua ne facciamo due cose divertenti. Facciamo un puntatore a funzione. Ok? Allora, questo lo chiameremo P. Eh sì, mica si fa così il puntatore a funzione. Allora, noi vogliamo dichiarare un puntatore a funzione che prende che non prende argomenti e che ritorna un void. Questo è il nostro puntatore a funzione. Quindi, aperta parentesi, void. Aspetta che mi devo ricordare come si fa, che non è
Asterisco P, aperta parentesi, chiusa parentesi. Ok. Forse. Madonna, non mi ricordo più come funziona. Vabbè. Fai. Vai a destra della parentesi. No, 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 no. Uguale a punto e virgola. Perché A è il nome della funzione A, ma è anche un puntatore alla funzione. Ok? Adesso facciamo un'altra cosa. Facciamo un altro puntatore. Che è un array di funzioni. Aperta parentesi. No, ma aspetta, non è così, scusami, no, è la dichiarazione della funzione non è, no, del puntatore a funzione non è così, no, ecco, lì non c'è la parentesi. Ma la parentesi, no, la parentesi è prima dell'asterisco. Una e poi va chiuso dall'altra parte. Dopo la. No, scusami, va chiusa subito dopo il P. Ecco, così è la dichiarazione. Ok, questo è un puntatore a funzione. Ok. Questo è un puntatore a funzione di una funzione che pre non prende argomenti e ritorna un void. Chiaro? Si Ma se la parentesi legge vuole no. come? Se le Tonde. parentesi in tonde vuote Cosa no, stai pensavo chiedendo, fosse Francesco? no, pensavo che era un errore di partitura, cioè No, no, della no, no. fisica È giusto, è così. Questa si legge, la dovete leggere a spirale. È un puntatore, è una funzione che non ha argomenti e che ritorna un void. Capito? Ok, adesso facciamo un array di questa roba qua. Allora, void, asterisco, aperta parentesi, asterisco PA. Chiusa, aperta parentesi, chiusa parentesi, aperta quadra, chiusa quadra. E poi mettete uguale, qua ci vogliono le braces, le parentesi graffe. A virgola B e punto e virgola. Ok, adesso il punto è che questa è la dichiarazione. Per chiamarle queste funzioni, la chiamata della funzione puntata è l'equivalente di una dereferenziazione. Dico bene o dico duca? No, questa non è un'inizializzazione, è una dichiarazione. È una dichiarazione inizializzata, scusami per l'esattezza. Praticamente stai commentando dicendo questa è una scritta, facendo la scritta dicendo questa è una scritta. Vabbè. Ok. Allora, qua, per esempio, quando io faccio aperta parentesi, asterisco P, chiusa parentesi, aperta parentesi, chiusa parentesi, sto chiamando la funzione puntata. Allora, Giulio, sei pronto? Aperta parentesi.
asterisco P, chiusa, no, P minuscolo, chiusa parentesi, aperta parentesi, chiusa parentesi, punto e virgola. Questa è la chiamata alla funzione. D'accordo? Adesso attenzione, doppio salto carpiato, aperta parentesi, asterisco PA. No, scusami, asterisco, no, no, aperta parentesi, asterisco, aperta parentesi. PA più 1, chiusa parentesi, chiusa parentesi, poi aperta parentesi, chiusa parentesi, punto e virgola. Allora, secondo voi che succede qua? Sì, quindi il programma stamperà prima sono la funzione A e poi sono la funzione B. Perché chiamandole si fa quello. Però. Hello? Vi sento un po' svogliati, vi sento un po' poco entusiasti. Questa è roba bellissima. Anzi, sono vogliato, solo che Sì, praticamente no, non mi fa di è una cosa tosta. parolaccia. Sì, è molto tosta. Soprattutto questo delle funzioni, la prima in realtà era interessantissima. Beh, le funzioni sono delle brutte bestie. Che faccio, provo a... E proviamoci, dai. Qua siamo al 4. E non si può, eh? Che non si può fare? Scusa, no, perché qua c'è un problema di. Allora, prova a mettere una parentesi prima del void. No, non mi dire che non si può fare un array di puntatori a funzioni. Chiusa, però la parentesi la chiudi dopo l'aperta parentesi, chiusa parentesi, cioè prima delle parentesi quadre. Che questo non è un array of void, è un array di puntatori a funzione. Salva. Perché lui dice, ma come sono dei void? Il colore tenderebbe non accettare. Dunque, expected parentheses before PA. No, vabbè, l'errore alla riga 21 è legato al fatto che non è riuscito a fare la dichiarazione alla riga 18. Expected. Proviamo a riscriverla in un altro modo. No, il problema è dove si trovano le parentesi quadre. Allora, scusa, leva le parentesi esterne e le parentesi quadre le mettiamo dentro. Adesso qua.
leva quella che, ok, leva quell'altra. Adesso le parentesi quadre, levale da lì e le mettiamo accanto a PA, perché questo è un array di puntatori. No, si deve poter fare, non esiste che. Ok, prova. Cioè, sono io che mi sto sbagliando. Ok. Sì, l'ha fatto. Sono io che sono un imbecillito. E funziona come as expected, no? Il punto è che vedete che avete una variabile e questa variabile corrisponde a chiamare funzioni diverse. Allora, questa è una delle cose. Adesso qua avete appreso una delle funzioni chiave per fare l'object-oriented programming, e adesso vedrete perché. Ok, allora, i puntatori sono una cosa veramente molto complessa, però andrei avanti per farvi vedere cosa ci si può fare con i puntatori. E andrei avanti con, fino adesso abbiamo usato tipi naturali, no? Abbiamo usato e adesso come dici? Sì, ci facciamo un tipo nostro, che è, ci facciamo un tipo artificiale. Allora, questo lo chiami struct 0. I tipi artificiali sono le strutture dati cosiddette. Ok? Allora, dato che siamo in conservatorio, facciamo una nota. Bravo. Ok. Allora, le strutture dati hanno due tipi di cose. Mentre i tipi naturali non bisogna definirli, sono già definiti, i tipi artificiali bisogna definire. Di che cosa sono fatti, i tipi artificiali? Allora, perché per esempio una nota di che cosa potrebbe essere fatta? Che dei parametri, Certo. durata, timbro e Action intensità. time, no? Il momento in cui viene appare al mondo, no? Sì. L'ampiezza, la frequenza, ok? In realtà tutto quello che ci pare. Ok, allora scrivi. Allora? Cosa? Segretaria? Segretaria, scriva. Struct Lo so, ci sono. nota. In questo caso, vabbè, stiamo definendo i parametri da richiamare per definire una nota, cioè, più che altro. No, 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 stiamo definendo come è fatta una nota. Allora, i tipi artificiali sono tutti fatti di combinazione di tipi naturali e altri tipi artificiali. Ok? Allora, che ci mettiamo dentro? Double action time. Punto e virgola. No, AT, dai, se no non affittiamo più qua. Punto e virgola. Double dur. Double frec. Double amp. Benissimo. E poi mettiamoci un char star, cioè un array di caratteri, no? Che è il nome dello strumento, nome. Aperta quadra, qua bisogna dire, no, scusami, no, no,
No, non char star, ma è un array, quindi è un puntatore, ma è un puntatore fisso. E bisogna, no, non lo inizializziamo. Questa è la definizione, non si può inizializzare qua, però bisogna dire di quanti caratteri è il nome dello strumento. Quanti caratteri ci mettiamo? E la Madonna, cioè, sei mettiamocene 128. Tanto qui c'è solo Francesco che è preoccupato di quanta memoria gli si occupa. Noi non ce ne frega niente, ce ne abbiamo tantissimo. Lui è un avaro, sta là a contare i byte. Dice, mo, questa 128 byte, ogni volta mi spreca 128 byte. Allora, ok, le strutture si chiudono le graffe con un punto e virgola. Ok, allora dovete capire una cosa, questa è la definizione di una struttura, non è mai, cioè questa non esiste ancora, nella memoria non c'è, perché non abbiamo mai dichiarato una variabile che ha questa caratteristica. Chiaro? È chiaro il concetto? Non ce l'ha nemmeno, cioè allora in C non ci sono le classi. Diciamo che questa è la cosa che gli va più vicina. Ok? D'accordo? Allora fai void main e dentro sto main dichiariamo una nota. Adesso la dichiariamo per davvero. Allora, cosa facciamo? Struct nota. Lui sa che cos'è perché è definita sopra, no, nota con la N maiuscola, l'hai scritta con la N maiuscola, zio cantante di jazz, okay, spazio, N, questa è la variabile N che contiene una nota, punto e virgola, no, vabbè, si può anche inizializzare, ma per il momento non la inizializziamo. Adesso facciamo un'altra cosa, già che ci siamo, sta struct nota. Asterisco P uguale N. Ok? Adesso come si fa ad accedere ai vari campi? No? Cioè, qui la nota che abbiamo dichiarato è tutta vuota, non ci abbiamo messo niente di valori. Nota.at uguale. No, n.t, scusami, che stai dicendo? La variabile n, no, è una variabile di tipo nota. Vai a capo, n.dur uguale 23, sei. Oh, adesso il problema è che nel nome non è che possiamo scrivere come ci pare a noi. Nel nome dovremmo fare questo. Vai sotto. N.nome di 0, perché è un array, no? Uguale. Apici, P apici, singoli, eh? P come potenza, vabbè, ok, va bene così. Vai a capo, N nome di 1, R, N nome di 2, B. Vabbè, poi vedrete che non si fa così, ovviamente, ma è giusto per capire. Ok? Boh, adesso facciamo un printf in cui ci rendiamo conto della. Dai, per 100. No, fai a t 2 punti per 100 f.
virgola. Intanto vado un attimo al centro studi, poi mentre voi finite tutta sta cosa, ci metti un backslash n alla fine e ci metti tutti i vari campi. Se l'ho capito bene, Chi è stato? mi sa che è andata al bagno. Se ho capito bene, E c'ha cannato, non ci può andare al bagno, ci posso andare solo io. E mo ci ha cannato così. Giulio si allarga un po' troppo negli ultimi tempi. Sentite, nel frattempo è tutto chiaro? Leonardo si è addormentato, mi sa. no, sono qua io. Tutto chiaro. Tutto chiaro? Ma no, qui al centro studi, magari non c'era. Perché io nel frattempo ero tornato, tu non ci puoi andare al centro studi, ci posso andare solo io. Guarda che non è per 100C, è per 100S, per 100C te fa vedere solo il primo carattere. Ma poi devo chiedere una cosa, ma qua ci vanno gli ampersand? Non sono gli indirizzi, noi non vogliamo gli indirizzi, vogliamo i valori, no? Ok, dai. Struct, struct 0. Cos'è che no? Ah, beh, ci va l'ampersand lì, ti sei dimenticato l'ampersand. Io ho fatto apposta per vedere se stavi attento. Qui ci va l'ampersand. Guarda che sarà andato. Certo. Punto slash struct 0. No, punto C. Te posso. Ok, e vabbè, e fino a qua ci siamo. Dunque, dovete sapere che questi sono tutti spazi contigui nella memoria. Ok? Allora, adesso sarebbe interessante capire. Allora, facciamo un paio di esperimenti. Fai struct 1. All'interno di una struttura, no? Sì. Se sono tutti quanti uno dopo l'altro, le locazioni di memoria, se noi mettiamo per esempio un double per fare magari un int che è meno magari di un Sì, double, sì. questo double diventa quadrato la locazione, cioè nel Può senso.
Può diventarlo, non tanto con int e double, ma per esempio double e char, però di solito lui, beh, i compilatori qua hanno varie strategie. Certi si mangiano lo spazio facendo infuriare Francesco, ma infatti Francesco non le deve usare le strutture dati, perché sennò diventa pazzo, si mette a riordinare tutto in maniera che vanno verso dal più grande al più piccolo, sennò macello qua. Ma no, possiamo vedere questa cosa qua, cioè come funziona l'allocazione in memoria di questo compilatore qua. No, però devi mettere VI, se no qua non si capiva. Allora, facciamo oddio, che volevo fare? Sì, facciamo un altro. Sì. E rileggi struct 0. Dunque, no, la cosa che potevamo fare. No, dunque, la cosa che sarebbe interessante da fare. Ok, aggiungere a questo. Dunque, no, intanto facciamo una funzione un po' più spider per inizializzare la struttura dati. Ok? Allora facciamo questo, sopra il main, però sotto la struct nota, facciamo una funzione che è così, struct asterisco nota. No, scusami, struct nota asterisco. Init underscore nota. Sì. Aperta parentesi. Allora, qua gli argomenti di questa funzione sono questi. Sono la nota da inizializzare, però qua se la passiamo come argomento, non passiamo tutta la cosa sana sana, basta che gli passiamo il puntatore. No? Capite la differenza tra passargli un blocco di memoria sano sano che è la memoria e passargli invece una sola allocazione di memoria che è il puntatore alla nota. Ok, allora mettiamolo tra gli argomenti. Torna su. No, troppo su. Negli argomenti della funzione init nota. Allora, il primo argomento, che è l'equivalente del self in Python, è struct spazio nota con la N maiuscola asterisco P. Questo è un puntatore a una struttura di tipo nota, no? Benissimo. Adesso poi c'è un double per l'action time, double. Double A. Ma per la po spazio AT, virgola double dur, virgola double frac, virgola double amp, poi char. Sì, vabbè, questo modo di un per 3 frac double amp. Adesso questo char nome aperta quadra chiusa quadra. Questo è un array, ok? Bene, adesso ricopiati quelle righe là, cioè 1x3 3 3 e facciamo che ti copi 4 righe, 4 yank sì, anzi cancellale da qua, 4 dd. Ok.
e le mettiamo qua. Mo però qui dobbiamo cambiare, dobbiamo fare che a noi serve di dereferenziare la variabile p, no? Allora, questo diventa p.at. Ok, aspetta, aspetta, fermo, fermo. Facciamola prima soltanto. Siccome però va dereferenziato perché è il contenuto di p. Siete d'accordo? Non è l'indirizzo della struttura dati, è il contenuto della struttura dati. Va messo asterisco punto a p. Ok? Ora però c'è un problema. Che asterisco punto a p, l'asterisco lega meno forte del punto. Per cui per farlo funzionare veramente va messo asterisco p, chiusa parentesi, punto a t. Ok? Siccome questa è una nota, siccome questa roba si usa tantissimo, ma proprio tanto tanto tanto, Kernighan e Ricci si sono pensati di inventarsi una stenografia, cioè l'equivalente di aperta parentesi asterisco p chiusa parentesi punto si può scrivere invece in un altro modo, p meno superiore. Ok, P meno superiore è l'equivalente della notazione che lì sopra. Ed è molto molto espressiva. Questo è uno dei colpi proprio più belli del C. Ok? Ci manca il nome. Allora, il problema del nome, aspetta, aspetta a cambiare là, dobbiamo ancora fare l'inizializzazione. E il problema del nome è che, allora, noi qua dobbiamo copiare tutti i caratteri che stanno nella variabile nome che è passata in argomento, che quindi si trova nello stack, è una variabile che sparirà quando si esce dalla funzione, per cui li dobbiamo veramente copiare tutti. Per fare questo useremo una funzione di libreria che lo fa ultra rapida, che si chiama strcopy, strcpy. Quindi strcpy, aperta parentesi, queste mi sembrano che siano destinazione sorgente, sono al contrario, sono p meno superiore nome, virgola, nome, no? Io copio il contenuto di nome dentro p meno superiore nome. D'accordo? Ok, a questo punto dobbiamo, siccome la funzione ritorna la nota, allora dobbiamo fare il return, fare il return p punto e virgola. Tutto chiaro? No, no, nelle funzioni non va messo il punto e virgola. Il punto e virgola va messo solo in chiusura delle strutture dati. E dopo vedrete perché. E qua puoi levare tutti e tre. Adesso facciamo questo. Alla funzione initNota, chiama la funzione initNota. No, scusami, abbi pazienza, sopra è sbagliata la funzione. Sopra gli devi mettere AT, no, se no quella la inizializza sempre nello stesso modo. Questa ha degli argomenti apposta. Quindi
dur, frec, amp, e l'ultimo è a posto. Allora adesso chiamiamo init nota, gli passiamo apertamente, gli passiamo p, già che ci siamo, virgola, perché tanto p sta puntando a n, ok? E poi gli passiamo tutti i dati, cioè 0.0, virgola, oppure anche 0, 23, 4,40, vabbè, quello che è, virgola, sarà rusofono. No, non tra, no, apici singoli in C vuol dire un carattere solo, bisogna usare le virgolette. Sarà rusofono. Ok, perfetto. Adesso un'ultima cosa, io voglio sapere quanto è grande l'array di quanto è grande la struttura dati. Allora, possiamo fare un altro printf sotto. No, qua fai C dollaro. E fai e scrivi una nota è grande per cento di, no, per cento di bytes, backslash n, e c'è una keyword di C che dice la dimensione di una struttura dati. La keyword è size of, aperta parentesi, struct nota con la N maiuscola. E questo ci dirà quanto è grande. Allora, secondo voi quanto è grande? Abbiamo visto che allora, torno un attimo su. Abbiamo visto che ci sta un double, due double, tre double, quattro double. Ciascuno quanta, 8 byte. Quindi sono 32 e poi ci stanno altri 128 byte. Perché i car, no? Quindi 32 più 128 dovrebbe fare 32 più 128 fa 160. No? A posto. Vediamo se è vero. Numa compilio. Cos'è che non grava? Ah, ci va per 100 U invece che per una donna, quanto rompe con il mio bono. LD bisogna mettere. Ah, cioè, lo sa, metticela tu. LD al posto di D. Perché altrimenti potrebbe non entrarci, ma spigni che c'entra. Ci vuole anche string.h perché ci vuole per la funzione strcopy. Mettiamoci la funzione string.h. No, string. Basta. Come avevamo detto, no? Ok, se facessimo adesso un array di note, vedremmo che
un puntatore che scorre gli array va avanti di 160 in 160. Allora, qua possiamo fare un array di note, diciamo un array di tre note, quindi struct nota, aperta quadra, no, no, scusami, non è così la, è struct nota. N aperta quadra chiusa quadra 3, cioè, mettici 3 dentro. Ok, allora adesso possiamo fare tre chiamate. Sì, giusto, è senza l'ampersand. Possiamo fare tre chiamate a nota e le possiamo fare così: 1, 2, 3. Aggiungi due righe. Y, Y, PP. Ok, adesso fai che però il secondo P è P più 1. Il terzo P è P più 2. Ok? E cambiamo un pochino. Ma in realtà non ce ne importa niente. Vabbè. Adesso possiamo fare che invece di fare tutti sti print, vediamo quali sono gli indirizzi di P. Aspetta però, così come l'abbiamo fatto, non... Vabbè, d'accordo. Leva queste righe, leva sia questa che quella dopo. Allora, adesso fai il primo printf. Aperte virgolette n di aperta quadra 0 chiusa quadra, no, fai scrivi ampersand n di 0, spazio, cosa ha detto che ci vuole per 100p? Backslash n. Leva lo spazio e poi qua ci metti P. Poi ricopia questa riga due volte. N di 1 e qua l'argomento sarà P più 1 e P più 2. Ok? Adesso noi ci aspettiamo che vadano avanti di 160. Ok, hai compilato? Ok, è giusto? È in esadecimale, un po' duro, no? Allora, prova a fare questo, non so se funziona, fai echo. Apice ibase uguale 16, no, no, ibase ibase uguale 16. Stiamo dicendo che stiamo
scrivendo numeri in esadecimale. Aperta, punto e virgola. C70, tu con maiuscole, C70 meno BD0, tutto maiuscolo. Chiuse apici. Pipe. Cioè, no, 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 il segno, la barra verticale. Ridiretto dentro un affare che si chiama BC, che è un calcolatore. No, 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 solo il pipe, solo. Questo ridirige l'output dentro l'input di un'altra cosa. No, senza la freccia. BC. Invio. Ok, torna, no? Se volevate vedere quant'era in esadecimale, dovete mettere anche OBase, cioè la base di ingresso è esadecimale, ma la base di uscita è sempre decimale, a meno che non glielo chiedete. Questo in BC, eh? BC è un calcolatore potentissimo, tra l'altro a precisione infinita. Quindi gli potete dire dammi 3.000 numeri dopo la virgola e lui ve li dà. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, direi che abbiamo fatto abbastanza strada oggi. Avete domande su queste cose? Appoggiati al muro, come rimaniamo? Avete delle domande a riguardo? Guardate, questa roba è abbastanza sofisticata, eh? Sì, ma infatti. Proviamo a limitare pure. Qual è il periodo 3? No, se vuoi condividere il tuo schermo così vediamo qual è l'errore. Dicevo, questo è registrato, no? Sì, Quanto so sì, io. sì. Ok. Non me lo dirò. Aspetta che cosa c'è. Dai, fai condividere lo schermo a Francesco, vediamo qual è il problema. Appunto, va bene, vediamo qual è il problema. Prima mi sembrava questo. Non ci vedo, Francesco. No, questo non è un errore, questo è un warning. Però il problema è che n è un array. No, n è un array, quindi ampersand di n è un puntatore di un puntatore. Devi levare. Ah, ok, salva. Magico! Quindi praticamente l'errore era che aveva messo il puntatore su n. Cioè, Cioè, se tu prendi l'indirizzo di n è un array, l'indirizzo di n è già un era indirizzo. l'indirizzo dell'indirizzo. Ah, Appunto, ok. quindi è un doppio Allora, puntatore. puntatore. Ok? Quindi vado dalla Infatti puntatrice. lui dice è incompatibile struct not pointer con un puntatore struct not pointer di un array. No? È diverso dire un puntatore di una struttura nota e un puntatore di un array di struttura nota, perché quello è un doppio puntatore. Ok? Se volete, no, facciamola, basta, se n'è andato, è uscito, basta. Dimmi, di Giulio. Adesso non devo fare delle cose, quindi no.
No, ma in nota ne fa sempre una alla volta, quindi adesso poi vedremo le strutture di controllo e vedremo come si fa a farle tutte in fila, insieme. No? Servono tre set di dati diversi. No? Sì, appunto, bisogna organizzarli in un certo modo. Ok? Va bene. Allora, credo che finalmente la prossima volta cominceremo ad attaccare un po' di algoritmi, tipo array associativi e liste. Ok? Perché vi è chiaro, avete visto che questi sono tutti spazi contigui di memoria. No, sono contigui, sono anche un array di una struttura dati è comunque sono 160 byte, poi 160 byte, sono tutti indirizzi contigui. Chiaro? Va bene, Giovanni, è stato un piacere, alla prossima. Grazie di tutto, Grazie. maestro. Buona serata. Arrivederci. Grazie, Giulio, mandami tutti, mettimeli su Slack, così li mettiamo agli atti. Grazie. Le mando anche quelli di ieri che ho fatto appena aver lasciato Slack e ho visto solo ora il messaggio.